4 secondi allo scadere della partita, 82-58. Il Costone vince la Coppa Toscana battendo Montale 82-58 in una cornice splendida con spalti gremiti di spettatori. Siena è tornata a respirare aria di grande basket e il Costone quest'oggi ha custodito lo spirito di un'intera città e con merito, grande soddisfazione, si è sudato e conquistato questa Coppa Toscana. Esultano i giocatori di coach Pier Francesco Binella, grande soddisfazione per la società della Piaggia che dopo i tagli dei contributi, della sponsorizzazione del Monte dei Paschi, della banca, non si è assolutamente persa d'animo, ha mantenuto questo gioiello, questa struttura di palazzetto, si è rimboccata le maniche, ha lavorato in maniera esemplare. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. La presidente dell'SD Costone Siena, Patrizia Morbidi, la grande gioia per aver vinto la Coppa Toscana in finale con Montale, una partita dominata. Sì, è stata veramente, penso, una bella partita. C'è stata poca storia perché i ragazzi sono scesi in campo estremamente determinati. E c'è stata anche una bella cornice di pubblico e questo ci premia forse. Due giornate veramente, veramente belle, veramente importanti. Ci siamo dati una bella organizzazione e questo ci ha premiato. Onore a tutte le squadre che hanno partecipato a questo trofeo e a mercoledì prossimo a San Vincenzo. E quale valore ha questa coppa per il Costone, per la società Costone? Ma senz'altro ha un grande valore perché è una coppa che abbiamo conquistato con il cuore. E quindi, come tutti i trofei, era importante. I ragazzi si sono preparati al meglio, con grande determinazione, non hanno dato niente per scontato, come del resto non danno niente per scontato in campionato. Cioè è stata una grande preparazione dietro, sia a livello tecnico che mentale. È un Costone che ha voluto fortemente ospitare le finali della Coppa Toscana. Sì, proprio all'indomani della partita di Castel Fiorentino a settembre, la prima cosa che abbiamo fatto è stata candidarci per l'organizzazione delle Final Four. Anche le altre tre squadre finaliste si erano candidate, ma penso che il nostro progetto organizzativo e questo nostro, scusatemi tanto, bellissimo impianto abbia fatto pendere l'ago dalla bilancia dalla nostra parte. E abbiamo cercato di fare le cose al meglio e cercare di organizzare tutto in maniera più perfetta possibile, anche per ringraziare la federazione dell'opportunità che ci ha dato. Per chiudere, la vittoria del Costone ma anche di Siena. Certo, io più volte le ho detto e stasera la cornice di pubblico ha fatto sì che avevo ragione, perché se vince il Costone, come del resto le altre società di Siena, vince Siena e quindi dobbiamo sempre appoggiare queste iniziative e appoggiare le società che fanno senz'altro tantissimi sforzi in questo momento per andare avanti. Coach per Francesco Binella, il Costone batte Montale 82-58 e solleva la Coppa Toscana, una partita, oserei dire, pressoché perfetta della tua squadra che ha interpretato ottimamente la gara. Sì, c'era un pochino di timore perché ieri abbiamo fatto una fatica tremenda contro una squadra temibile, giocavamo con la pressione addosso, probabilmente ieri ci è servita anche un po' per liberarci, ma questo tipo di partita è un'enorme soddisfazione per quello che avevamo preparato, pensato anche stanotte, oggi nel pomeriggio, ed è un'enorme soddisfazione perché siamo stati assistiti molto dalle percentuali, non pensavo sinceramente, però abbiamo fatto sempre scelte giuste, anche difensivamente il piano partita è funzionato molto bene, sono francamente molto soddisfatto perché non avrei mai pensato di avere questa qualità e questo livello, è una grande soddisfazione. Un'impronta data fin dai primi minuti con il Costone che ha subito messo il piede sull'acceleratore ed è scappato via via durante il corso della partita nei confronti di Montale.
Sì, abbiamo sfruttato il fatto che loro mancavano di due giocatori importanti, questo bisogna riconoscerlo, una squadra molto solida di sistema, però volevamo fare molto bene dal punto di vista difensivo, togliendogli quelle due o tre certezze che avevano, che erano molto più facili da riconoscere, mancando appunto due giocatori importanti, e in attacco abbiamo sempre fatto scelte giuste, quindi è andata bene da subito, abbiamo avuto un ritmo importante da subito e abbiamo fatto canestro e diventava tutto molto più facile. Grande contributo da parte degli esterni del Costone sugli scudi Gambelli, ma una prova corale direi impeccabile. Sì, noi abbiamo questo modo di giocare perché la qualità dei nostri esterni effettivamente è molto alta e mi piace molto questo sistema per cui diciamo abbiamo distribuzione di punti e di tiri, però è un'enorme soddisfazione perché riescono a coinvolgere anche i lunghi che apparentemente hanno minori qualità ma in realtà si fanno trovare sempre pronti sulle situazioni vicino al canestro, sugli scarichi, su quello che poi abbiamo visto stasera. Solo 52 punti concessi, Montale alla fine si è limitata al solo della Rose. Sì, lo sapevamo, lo temevamo, ha fatto qualche strappo specialmente all'inizio, poi dovevamo aggiustare un po' i blocchi che Montale faceva per lui, abbiamo rischiato un paio di situazioni, poi ha provato a ricuscire quando eravamo più 20, però sinceramente abbiamo lavorato molto bene anche su di lui. E per chiudere, quando hai capito che il Costone avrebbe vinto questa manifestazione? Ma per atteggiamento negli ultimi 3 minuti diciamo, però in realtà non c'era da stare tranquilli, gli allenatori devono sempre soffrire anche quando gli altri gioiscono, quindi bisogna fare attenzione finché non suona, l'abbiamo fatta e è stata un'enorme soddisfazione. Con Alessandro Nepi cresciuto nel vivaio del Costone, immagino una soddisfazione immensa di vincere questa Coppa. Sì, è una bella soddisfazione, l'ultima vittoria risale praticamente al campionato dalla C1 quando abbiamo fatto la promozione in B2, è bello riassaporare il sapore della vittoria dopo un'annata difficile in B2 e l'anno scorso in C2 che diciamo non ci ha premiato. È stata una partita dominata dall'inizio alla fine, c'è stata poca storia, spaccata proprio da voi esterni. Sì, abbiamo avuto delle ottime percentuali al tiro, abbiamo costruito bene ogni azione, ci hanno lasciato i tiri da fuori e sono entrati. Anche te sei stato grande protagonista con delle penetrazioni, dei giochi da 3 punti che insomma sono stati fondamentali per l'allungo su Montale. Ma tutti siamo stati fondamentali, tutti hanno giocato bene oggi, non c'è uno che non è entrato, che è entrato in campo e non ha dato il 100%. Quando si gioca così la vittoria arriva. Il segreto di questa squadra è senz'altro il gruppo. Sì, siamo un gruppo molto affiatato, è da tanto che ci conosciamo, anche il Gamba che è tornato quest'anno, è stato tanti anni nelle file del Costone, insomma siamo collaudati diciamo. Con Lorenzo Gambelli che ci ha gentilmente portato anche la Coppa, grande protagonista di questa finale con 21 punti, insomma la firma ce l'hai messa. Sì, è stata una partita dove siamo stati intensi da subito e è stata quella poi che ci ha messo il ritmo, credo. Ora io poi stasera sono stato particolarmente fortunato al tiro, ma comunque erano tiri tutti aperti e quando si gioca così di squadra è facile. Diciamo. 5 tiri da 3 punti che hanno affossato Montale, i tuoi personaggi. Sì, sono venuti tutti da insomma, soprattutto contro la zona, in una ottima circolazione di palla, dentro, fuori, insomma siamo stati bravi, a parte le 5 punti. Ieri con Grosseto la squadra aveva faticato, quest'oggi una partita completamente al di sopra delle righe forse. Sì, le partite tipo quella di ieri sono partite che vanno in quel modo, che loro probabilmente avendo qualche cosina in meno cercano di giocare molto sporco, con l'intensità e quindi per forza di cose è difficile che vengano fuori partite a altissima intensità, insomma diciamo altissima spettacolarità. Stasera è diverso, ma sapevamo benissimo ieri sera che non è che sarebbe stata una passeggiata, infatti non lo è. Vieni qui, che qui si balla, siamo noi.